Buonasera a tutti, bentrovati, ben ritrovati. Continuiamo il nostro festival dopo la breve interruzione con il prossimo autore, Tiziana Ferrario. Tiziana Ferrario, giornalista, inviata, conduttrice RAI. Ha esordito nell'azienda intorno ai primi anni Ottanta, imponendosi velocemente tra le più brillanti anchor women italiane. Ha vestito i panni prestigiosi dell'inviata all'estero, specializzata di crisi politiche internazionali. Tiziana Ferrario è l'autrice di Orgoglio e pregiudizi, edito da Chiare Lettere. Conduce Roberto Melchiorre. Allora, grazie a chi ha organizzato questo evento. Ormai sono il terzo anno che mi chiamano per presentare libri e quest'anno abbiamo Tiziana Ferrario. È stata già presentata dalla signora e quindi non dirò nulla, magari poi durante la chiacchierata aggiungerò qualche cosa sul profilo di Tiziana. Cominciamo subito a parlare di questo libro. È un libro che si inserisce in quel filone che è nobile, di grande tradizione, di libri di giornalisti, scrittori che hanno raccontato l'America. Noi conosciamo l'America, gli Stati Uniti, in particolare grazie al cinema, grazie alla letteratura e grazie a una serie di persone come te che hanno saputo narrare periodi particolarmente cruciali della storia di questo paese, insomma, da America Primo Amore di soldati a Piovene, per poi arrivare al compianto Zucconi, a Rampini e a tanti altri. Leggendo questo libro mi sono posto un problema, un interrogativo, cioè che cosa spinge, a parte i motivi professionali, a raccontare questo paese e soprattutto quali sono le maggiori difficoltà nel porsi di fronte alla narrazione di un paese così affascinante, così amato, così odiato e così complesso. Prima di rispondere alla domanda, intanto vi vorrei dare un bel buonasera e farvi complimenti per il bellissimo paese, perché sono arrivata e c'era una luce stupenda con un tramonto bellissimo, con delle nuvole rosa, l'avrete visto anche voi, e devo dire l'effetto è stato molto particolare, quindi ne avevo sempre sentito parlare, avevo visto Mattarella che era venuto qui l'anno scorso, però non mi era mai capitato di venire da queste parti, quindi sono contenta di essere qui perché ho saputo anche delle storie interessanti sul vostro paese. Anzi, sono venuta a presentare il mio libro ma me ne hanno regalati due e uno sicuramente voglio impararlo molto bene perché racconta appunto la storia sociale del campo di concentramento che c'è stato anche a Casoli e quindi è importante sapere la storia. Io questa era una storia che non sapevo e quindi mi sembra molto importante approfondirla. Vengo alla tua domanda. Allora, io negli ultimi anni ho vissuto in America e è stata un'esperienza molto interessante, soprattutto perché ho potuto raccontare il passaggio dalla presidenza Obama alla presidenza Trump e quindi diciamo ho assistito, sono stata la testimone di una pagina di storia, perché davvero già la presidenza Obama è stata un pezzo di storia, no? Il primo presidente nero che veniva dopo Bush, la guerra in Iraq, la guerra al terrorismo, quindi insomma era un passaggio epocale l'arrivo di Obama alla Casa Bianca, ma è stato un passaggio importante e insomma diciamo possiamo definirlo epocale anche l'arrivo di Trump alla Casa Bianca, perché insomma ha significato un grande cambiamento per tutti, per noi giornalisti, per la politica, ma non solo in America. Lo vedete che anche qua da noi c'è chi si ispira a Trump tutti i giorni, no? Usando gli stessi slogan, usando le stesse metafore, usando temi
come l'immigrazione o i muri, la paura, no? Quindi insomma devo dire che io mi considero fortunata avere vissuto quel passaggio, perché poi sono tornata in Italia l'anno scorso e adesso quando ascolto le notiziari o seguo il dibattito politico mi sembra già di avere visto tutto. È molto interessante perché dico, ma questo già l'ho sentito, ah, ma questa situazione già era successa. E quindi insomma succede spesso con l'America, no? Le cose succedono là e poi arrivano anche qua, e però insomma di solito sono le mode. Questa volta mi sembra che sia qualcosa di diverso dalla moda di un jeans o di una musica, è un qualche cosa di più profondo. E comunque mentre io raccontavo quella campagna elettorale molto aspra tra Trump, miliardario, ricco, che veniva dal mondo della televisione, dai palazzi, quindi un candidato atipico, e la prima donna candidata alla Casa Bianca, beh, mentre seguivo questa campagna elettorale mi sono accorta che stavano succedendo delle cose tra le donne. Cioè le donne hanno incominciato, le donne americane, molte donne americane hanno incominciato ad avere paura di perdere una serie di diritti, perché sentivano dire durante gli scontri che c'erano tra Hillary e Trump, insomma sentivano un linguaggio che non avevano mai sentito, sentivano delle volgarità che nessuno aveva mai avuto il coraggio di tirare fuori pubblicamente. Del resto alcune cose ve le ricorderete anche voi. Quindi tutto questo ha creato un fermento tra le donne che io non potevo raccontare nei miei servizi, nei telegiornali, dove dovevo parlare, diciamo, più della parte della campagna tra Trump e Hillary. Però seguivo con attenzione tutto quello che invece avveniva fuori, dietro, di contorno, nell'universo femminile. E a un certo punto ho detto, lo devo raccontare anche agli italiani, perché secondo me in un paese sonnolento come il nostro, forse per quanto riguarda la questione femminile è sonnolento, poi per altre questioni siamo guardati con attenzione proprio come un caso clinico, un laboratorio. E quindi ho detto, beh, forse è importante che io racconti che cosa stanno facendo le donne in questo paese. Credo sia importante per gli uomini e sia importante per le stesse donne. E mi sono messa da cronista a raccontare quello che vedevo e quello che sentivo. L'ho fatto da cronista perché è quello che so fare. Cioè io ho sempre raccontato guerre, crisi umanitarie, questioni di politica estera, che mi hanno poi portato a fare la corrispondente da New York. Ma non ho mai raccontato di donne, di questioni che riguardavano il dibattito sui diritti delle donne. Però ho sentito che era giunto il momento di farlo ed era importante, e l'ho fatto con un taglio economico. Ti sarai accorto, ci sono molti dati grafici, perché non avevo da dimostrare nessuna tesi. Però volevo dimostrare che c'erano dei dati inquietanti su come non ci fosse parità nel mondo, non c'era in America, non c'era soprattutto in Italia, e questo creava dei problemi alla crescita economica. Perché questo ormai dicono gli economisti, attenzione, che se tenete le donne fuori dal mercato del lavoro, cioè la crescita è difficile crearla. E quindi ho cercato di raccontare questo da cronista con i dati alla mano. Ed è il motivo per cui ho raccontato un pezzo di America. Certo, l'America la puoi raccontare da tanti punti di vista. Quando fai il corrispondente in America non dormi più, perché ti chiamano, un po' perché c'è il fuso e poi perché ti chiamano tutti i telegiornali, tutti i giornali radio, tutti i programmi, e ognuno vuole un pezzo dall'America. Il pezzo dall'America ci deve essere sempre. Quello che si occupa di musica vuole l'ultimo disco di Springsteen, quello che si occupa di cinema vuole sapere a Hollywood cosa succede, chi si occupa di economia vuole sapere Wall Street come va e la Federal Reserve se abbasserà i tassi o no, e via discorrendo. E appunto chi fa politica vuole sapere appunto cosa succede alla Casa Bianca, chi si occupa di politica estera, quali saranno le scelte degli americani nelle alleanze contro l'ISIS, piuttosto che insomma la guerra al terrorismo, e se ritireranno le truppe dall'Afghanistan. Ogni cosa ha delle conseguenze anche per noi. Quindi l'America la puoi raccontare veramente da tanti punti di vista. Io lì ho voluto raccontarla
in una pagina di storia che racconta soprattutto le donne americane. E infatti il libro inizia con una grande marcia, una marcia di ribellione il giorno dopo dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca. Milioni di donne marciano in tutti gli Stati Uniti, ma soprattutto marciano a Washington. A Washington arrivano 1 milione di donne di tutte di generazioni diverse, le nonne che avevano fatto le loro battaglie, le loro figlie e le loro nipoti, e insieme vanno a dire delle cose a Trump su che cosa sono i diritti che non vanno toccati delle donne. Ed era talmente una marcia particolare, non si era mai vista una cosa del genere a Washington. Pensate che i musei di Washington mandano di corsa tutti i loro ricercatori a prendere pezzi di simboli di quella marcia, i cappellini rosa che le donne si erano date, no, per marciare, e gli slogan, i cartelli che avevano, gli adesivi, tutto, perché hanno detto sicuramente oggi è un giorno storico e quindi dobbiamo conservare questi oggetti di questa marcia, perché segna un cambio di passo in America. E così è stato da quel momento, e l'abbiamo visto adesso con le elezioni che ci sono state al Congresso a novembre. Le donne non si sono più fermate, non sono mai entrate così tante donne nelle elezioni di medio termine a novembre al Congresso. Donne di minoranze, giovani, che adesso Trump sta attaccando, gli ha detto tornate a casa vostra, ma loro sono nati in America e appartengono a minoranze che negli anni sono andate a vivere in America e lì hanno costruito la loro vita, asiatici, afroamericani che erano stati portati come schiavi, latinoamericani, persone dell'America centrale. È molto interessante vedere come è cambiata la presenza delle donne al Congresso e che filo da torcere stanno dando. E anche nella corsa per la Casa Bianca, l'anno prossimo si vota di nuovo per la Casa Bianca, beh, ci sono tante donne candidate e non era mai successo prima. Quindi adesso abbiamo 2 microfoni. Sì, ah bene. Allora, già questo tuo intervento ha suscita tutta una serie di interrogativi e di questioni. Tu dici che hai scritto questo libro da cronista, è vero, però ha una sua struttura narrativa che è fatta di tre filoni sostanzialmente: donna e politica, donna e lavoro e donna e violenza, donna e molestia, diciamo. Ecco, su donna e politica già hai detto qualche cosa, però volevo farti una domanda. Ma Trump ha avuto la funzione di catalizzatore, di acceleratore di certi processi prima di Trump? Esistevano questi problemi? Cioè, perché il protagonista all'inizio del tuo libro è proprio lui, no? E si ha l'impressione che certe questioni, dalla discriminazione alla violenza, alle molestie, in qualche maniera siano state generate da questo personaggio. Ecco, no, lo dico per capire anche prima Trump, no? Com'era la situazione delle donne prima di Trump? Cioè, che effetto ha avuto questo personaggio in realtà, oltre a quello di mobilitare e di sensibilizzare centinaia di migliaia di donne? Ma allora, intanto bisogna dire che quando Hillary Clinton ha deciso di candidarsi alla Casa Bianca, la reazione è stata abbastanza dura. Hanno detto, ah, quanto è ambiziosa, arrogante. E Hillary era sulla scena politica da 20 anni, aveva fatto prima la First Lady, poi ha fatto, quando se n'è andata dalla Casa Bianca, ha scelto di fare politica ed è diventata senatrice dello Stato di New York. Poi già aveva provato a candidarsi e nelle primarie aveva avuto come avversario Obama. E alla fine
è stato scelto Obama, quindi lei lì non ce l'aveva fatta, e Obama però aveva riconosciuto le qualità di Hillary e le aveva proposto di fare segretario di Stato, e lei aveva accettato di andare a lavorare per il presidente contro il quale lei durante la campagna dei democratici, no, per la nomination, si era battuta. Quindi insomma erano anche volate parole grosse, perché quando si fanno le primarie insomma non è che si risparmiano colpi, no? Poi però, dopo un percorso così naturale di crescita, no? First Lady, senatrice, segretario di Stato, lei dice, beh, voglio provare a fare di nuovo la candidata per la Casa Bianca. La reazione è stata, ma quanto sei ambiziosa. A un uomo non sarebbe mai stata detta una cosa del genere, però a Hillary viene trattata molto male. Ed è così per tutto il tempo, nei confronti che c'erano anche pubblici con Trump. A lei non si perdonava mai niente, e perché aveva le rughe, e perché si era sentita male a un certo punto. Veraccia, guardate, la campagna elettorale è durissima, sali da un aereo, fai anche 5, 6, 7 comizi al giorno in stati diversi, l'America è grande. Cioè a un certo punto un giorno aveva la febbre, si è sentita anche male, e i giornali hanno detto di tutto, lui gli ha detto delle cose terribili, insomma nei confronti delle donne c'è sempre, soprattutto delle donne che fanno politica, c'è sempre comunque un atteggiamento molto violento. Io credo che lo vediamo anche in Italia, a parte che in Italia, ve ne sarete accorti, le donne che fanno politica sono pochissime quelle che si vedono. Pensate che in questo momento al Parlamento noi abbiamo la più alta percentuale di donne che ci sia mai stata nella storia italiana, credo siano attorno al 36%. Se ne sentono e se ne vedono pochissime. Per il resto c'è un silenzio di tomba, no? Le donne, e quelle che si sentono spesso sono insultate e minacciate. Perché non si sopporta una donna che abbia delle idee e che magari anche le sostenga, le difenda, vada a dei dibattiti e dica quello che pensa. Purtroppo c'è ancora questo atteggiamento. Da noi c'è molto, ma c'è anche in America. E quindi non è che l'arrivo di Trump ha creato una situazione nuova, ha fatto sì che tutte queste contraddizioni emergessero in modo ancora più violento, proprio perché Trump è un po' bullo nel suo linguaggio, nel suo modo di fare, e quindi suscita poi a sua volta delle reazioni forti. E quindi non tutte le donne erano contro Trump, perché comunque le donne bianche, il 53% delle donne bianche ha votato per Trump. Quindi questi sono dati, ma c'è stata tutta un'altra America che invece si è sentita offesa, umiliata, e ha deciso di reagire. Quindi in questo Trump ha creato divisione, perché è uno molto divisivo, e anche dopo che è diventato presidente non è che ha fatto niente per unire l'America, anzi ha continuato a essere molto divisivo. Io ricordo il discorso che ha fatto il giorno del suo insediamento. Di solito i presidenti americani, quando fanno il loro discorso di insediamento, fanno dei discorsi di grande unità, no? Sarò il presidente di tutti gli americani, insomma queste cose così. No, lui è andato avanti a fare un discorso molto violento, andatevelo a rileggere, cioè ha parlato di carneficina, di cose, cioè insomma ha usato termini che di solito, quando si inizia un'avventura nuova a capo di un paese come gli Stati Uniti, non si dovrebbero usare. Cioè ha riproposto subito la paura, e quindi tutta una serie di parole che trasmettevano insicurezza. E questo però, appunto, quando sei divisivo poi tu diffondi odio, e gli altri raccolgono e diffondono odio a loro volta, cioè quindi non è che alimentare l'odio aiuta a trovare il dialogo, no? È molto complicato. E quindi l'America è un paese spaccato, diviso. Vedete anche adesso le stragi che ci sono state, sono delle stragi fatte dall'ultima di in Oregon, avete visto un suprematista bianco, cioè che è un ragazzino che è andato lì con i fucili d'assalto e si è messo a sparare, e non con un manifesto delirante che, se l'avete letto, fa paura. Ma
E, cioè, e non a caso anche questo ha suscitato altre polemiche, perché c'è stato chi in quel, lui citava nel suo manifesto una serie di cose, di frasi e di concetti che erano quelli che Trump non perde l'occasione di rilanciare. Poi però ci sono appunto persone labili, fragili, che raccolgono questi inviti, e siccome in America le armi le compri su, su internet o al grande magazzino, e vendono anche fucili d'assalto, cioè poi le usano, se hai una pistola, se hai un fucile d'assalto, poi lo usi, se sei anche fuori di testa è sicuro che lo usi. Alcuni li usano contro se stessi, perché guardate che c'è una percentuale di suicidi per arma da fuoco impressionante in America, e però poi ci sono anche altri numeri impressionanti proprio per le stragi che avvengono nelle scuole, nei grandi, cioè nei centri commerciali, nelle discoteche. Sono numeri agghiaccianti, e per la prima volta l'altro giorno Trump, quando ha parlato, ha detto delle cose che era la prima volta che diceva: bisognerebbe forse iniziare a cambiare il controllo sulla vendita delle armi. Guardate che una frase del genere è rivoluzionaria in un paese come l'America, dove la lobby delle armi è fortissima, dove il secondo emendamento della Costituzione americana stabilisce la legittima difesa, e quindi la, è un diritto portare, girare armati. Risale ai tempi del Far West, in cui si entrava nel saloon con la pistola. E non è, ed è stato intoccabile, non è stato mai possibile modificare questa cosa. Oggi lui per la prima volta dice: forse bisogna cambiare il controllo su chi, sulle persone a cui si vendono le armi. Ci aveva provato Obama, non c'è mai riuscito. Dopo ogni strage aumenta la vendita di armi, si va sui siti dove le vendono online. Io mi ricordo, dovevo fare i pezzi per il telegiornale davanti alle stragi più brutali di bambini a Las Vegas nella discoteca, e c'era un messaggio che lampeggiava e diceva: vi dovremo, ve le consegneremo più tardi queste armi, ci siamo purtroppo costretti a ritardare la consegna a causa dell'aumentato aumento di richieste, perché il terrore era che si mettessero nuovi controlli, si facessero dei controlli sulla vendita e si limitasse quindi, non so, la vendita dei fucili d'assalto, che sono armi che si usano in guerra, non nelle città, armi da guerra. E allora la gente faceva la corsa a comprarle per paura che venissero messe delle restrizioni, ed è impressionante perché il numero di morti è altissimo. Ci sono tipo, non so, gli americani sono tipo 320 milioni, ci sono 390 milioni di armi in giro, quindi tutti in certi stati poi girano armati. Prima della elezione di Trump noi avevamo l'impressione che quest'uomo non potesse andare da nessuna parte, insomma, no? Sembrava un personaggio ridicolo, con quei capelli. Non l'hanno preso sul serio. Come è possibile che poi abbia battuto la Clinton e sia stato eletto dagli stessi elettori, dallo stesso paese che aveva eletto per due volte Obama? Cioè, questo è, forse tu che hai vissuto negli Stati Uniti hai qualche spiegazione, ma per noi credo che sia veramente incredibile un fatto del genere. Cioè, la vittoria di un personaggio che veramente dava il meglio di sé nelle gaffe, nell'essere ridicolo, nell'essere, come dici tu, smargiasso. Ecco, com'è possibile che lo stesso Stato che ha eletto Obama poi abbia eletto... Ma è molto semplice, è molto semplice, perché Obama ha mobilitato un elettorato democratico che in genere non va a votare, cioè l'elettorato afroamericano. Davanti a un candidato nero, peraltro Michelle ha garantito che lui fosse un candidato nero, perché per gli afroamericani Obama è bianco, perché è cresciuto in una famiglia bianca, i nonni, la mamma sono bianchi, e quindi il papà era del Kenya e se n'è andato, però quindi lui è un afroamericano atipico, no? Per la comunità nera, perché
perché è cresciuto con una cultura bianca, e non è un problema di colore della pelle, è un problema di dove sei cresciuto e dove hai studiato e chi ti ha educato. Chi ha garantito per Obama? Michelle, che invece è nata ed è cresciuta in un ghetto nero a Chicago. Lei era la nera della coppia ed è lei che in qualche modo ha garantito per Obama la comunità afroamericana. E quindi, se all'inizio erano molto tiepidi rispetto a Obama, che comunque era già entrato al Senato e comunque aveva iniziato a fare politica, poi la comunità afroamericana si è mobilitata e quindi un po' lui è uno bravissimo che quando parla è un grandissimo oratore, per cui è un trascinatore, riesce comunque ad avere una visione, e quindi quando lo senti, cioè comunque dopo gli anni della guerra in Iraq, dopo l'amarezza, no, c'era stata la guerra in Afghanistan, c'era stata soprattutto l'invasione dell'Iraq, un errore tremendo fatto da Bush con tanti soldati americani morti, arriva Obama e comincia a fare questi discorsi di unità, insomma l'America ha votato e ha votato proprio per il cambiamento, e sono andati a votare anche tutti gli afroamericani. Quando arriva Trump, allora Trump all'inizio non lo prende sul serio nessuno, perché era questo signore che vedevano in televisione che faceva l'Apprentice, no? You Are Fire, che poi è stato copiato anche qui da Briatore con quel programma Sei Licenziato. E quindi però insomma aveva un grosso successo, aveva molto ascolto, e in più comunque Trump ricchissimo, con un impero di casinò, grattacieli, anche tanti fallimenti devo dire sulle spalle delle sue attività immobiliari, però arriva dopo una grave crisi economica che abbiamo conosciuto tutti, no? Nel 2008 c'è la grave crisi economica dei mutui in America, sì, vi ricordate tutti quelli della Lehman Brothers che escono dai loro uffici con gli scatoloni in mano, che perdono il lavoro, crolla la borsa perché avevano continuamente prestato soldi sulle case e sulle quali c'erano ormai più mutui, quindi scoppia la bolla immobiliare e la classe media, quella che siamo abituati a vedere nei film americani, che riesce a mandare i figli al college, che riesce a realizzare i propri sogni, all'improvviso si ritrova veramente in ginocchio, si perdono 12 milioni di posti di lavoro, la disoccupazione arriva a delle cifre che per l'America sono sconvolgenti, cioè il 12%, e poi soprattutto non si riesce a vedere la possibilità di risalita, la gente perde le case, perde il lavoro, da noi arriva dopo, no? Questa crisi. Allora, Obama prende il paese nel 2008 in piena crisi economica e riesce, facendo degli accordi con le aziende, dando soldi alle banche che avevano creato tutto questo casino, no? Perché però immette liquidità sul mercato nella speranza che le banche incomincino a dare soldi anche alle persone per poter far riprendere e ripartire l'economia. Non succede questo, però lentamente il paese comunque riparte. Quando Obama va via, i posti di lavoro ricreati sono 13 milioni, quindi più di prima, e la disoccupazione è attorno, poco sotto il 5%, quindi un grande successo. Trump prende un paese in corsa, no? Però cosa succede? La gente non ha più ritrovato gli stessi lavori che aveva prima, sono tutti lavori più precari, è facile, se andate a fare un viaggio in America trovate persone che fanno 2-3 lavori, perché siccome sono tutti lavori a ore, la legge prevede che con ogni datore di lavoro con cui lavori a ore non puoi fare più di un certo numero di ore, ma con quel numero di ore non vivi e quindi sei costretto ad avere 2-3 lavori. E quindi c'è un senso di precarietà, si guadagna molto meno,
E il sogno americano è andato in frantumi, quindi, e molte aziende hanno chiuso, cioè ci sono degli stati dove c'erano le grandi imprese, le grandi industrie, le grandi industrie automobilistiche, cioè in tutta questa vicenda, vi ricordate anche Marchionne che prende due cadaveri, quello della Fiat e quello della Chrysler, li mette insieme e crea il miracolo economico di Fiat Chrysler Automobile, ma erano due morti che camminavano, no? È inutile che noi continuiamo a parlare della Fiat. La Fiat non esisteva più, cioè la Fiat faceva quattro cose e non erano più concorrenziali sul mercato. E Marchionne riesce a fare questo accordo con Obama e mette e fa ripartire a Detroit, città ormai quasi fantasma, dalla quale la gente era andata via perché non aveva più lavoro e aveva abbandonato queste case che aveva perso perché non aveva i soldi per pagare i mutui. E la Fiat Chrysler, per esempio, risorge. E iniziano a risorgere alcune aziende, ma quando uno va, per esempio, in Ohio, ci sono chilometri e chilometri di aziende abbandonate, la chiamano Rust Belt, perché è la cintura della ruggine, perché non ci sono più quelle aziende, sono morte, sono chiuse, i lavori sono stati portati all'estero. Tutta quella gente lì, che erano operai, che votavano democratico, e quando Trump ha iniziato a fare i discorsi, noi rifaremo l'America grande, no? Make America great again, e io vi riporterò il lavoro a voi, prima gli americani. Quindi tutto questo ha creato di nuovo un'illusione in questa gente che non aveva perso tutto, che non vedeva tornare più lo stile di vita di prima. Infatti molti elettori di Trump sono proprio gli operai, che non hanno quella classe media, che non ha più lo stesso tenore di vita che aveva prima. Ed è quello che ha portato Trump a vincere, perché loro hanno creduto in questo suo slogan. E devo dire che lui le sue promesse elettorali le sta anche mantenendo, perché infatti continua ad avere un grande consenso, perché ha imposto, la prima cosa che ha fatto è stata quella di ridurre le tasse alle aziende. Pensate, ha portato l'aliquota dal 35 al 21%, dicendo però adesso con questi soldi in più che voi vi ritrovate, aumentate i salari e tornate a investire in America, chiudete le fabbriche in Messico, perché molte aziende americane che se ne sono andate ad aprire le loro fabbriche in Messico, perché c'è una tassazione migliore, perché il costo del lavoro è molto più basso, e quindi hanno portato via le produzioni. Allora, alcuni sono anche tornati, però insomma è un processo abbastanza lento, e quindi io credo che il successo di Trump sia proprio legato al malessere economico della classe media, che è un po' quello che sta succedendo anche da noi, no? Cioè, noi abbiamo ormai una crisi economica dalla quale non riusciamo ad uscire, cioè non c'è crescita, e quindi è molto difficile uscire dalla crisi economica, no? Se non c'è crescita, perché non si creano opportunità di lavoro. E su questo si crea la stessa narrazione di Trump, si trovano i responsabili negli stranieri, di chi che ti rubano il lavoro, insomma è tutta una serie, prima gli italiani, costruiamo il muro, e la stessa narrazione che ha usato Trump viene usata anche qua. E per quello che io dico, è un film che ho già visto, non so qual è la fine comunque di questo film, devo dirvi, è un film che ho visto ma che sta ancora, come dire, andando, è in programmazione ancora, quindi non so com'è la fine. Torniamo al tema delle donne. Allora, il tuo libro è vero che è pieno di cifre, ma anche pieno di storie. Molte storie raccontano la disparità tra il trattamento economico e non solo tra uomini e donne. Qual è la storia che ti ha colpito di più? Che ti ha colpito di più? Oh, allora, io ho raccontato alcune donne che mi piacevano, perché hanno tutte una caratteristica in comune, sono tutte donne di successo e forti, e che però per arrivare a quel successo hanno dovuto fare sacrifici, grandi fatiche, e lo raccontano.
e ti spiegano, e ancora oggi, nonostante quel successo, ti dicono: però io non sono trattata allo stesso modo del mio equivalente uomo. Serena Williams, per esempio, che è stata la numero uno, che ci ha fatto divertire tantissimo nei match con sua sorella o con anche le grandi campionesse del tennis, ed è certo una donna che guadagna tantissimo, eppure lei a un certo punto dice: ma perché io non devo guadagnare come il numero uno del tennis maschile? Io che ho fatto tutti questi sacrifici, perché lei lo ricorda, dice: io sono una nera in uno sport dove non ci sono neri, erano tutti bianchi quando ha iniziato lei a fare tennis, e quindi ho dovuto sopportare pregiudizi sul mio corpo troppo muscoloso, comunque sul fatto che ero una diversa, no? All'interno del mondo del tennis, e quindi lei ti racconta gli sforzi che ha dovuto fare per arrivare dov'è, e ancora questo, ancora oggi, nonostante i suoi successi, comunque non riesce a essere equiparata a livello maschile. E non è più un problema però gli uomini fanno più soldi perché riempiono di più gli stadi. No, perché quando giocano le donne anche nel tennis ormai gli stadi sono pieni, gli sponsor sono gli stessi, quindi è che c'è proprio questo atteggiamento che le donne vengono pagate meno a qualunque livello, anche quando sei la numero uno nel tuo settore, comunque sei pagata meno. E lì ci sono tante donne che io racconto, e mi è piaciuto raccontare proprio la fatica, la doppia fatica che hanno fatto e che continuano a fare, perché non è che l'hanno risolto il problema, e ognuna di loro te lo dice. Michelle Obama è una donna che a me affascina molto, non so chi di voi ha preso il suo libro, ma è un libro bellissimo, Becoming, no? Quello in cui lei racconta la sua vita, e appunto è la storia di una bambina nata in un ghetto nero, e la mamma gli dice, le dice: guarda, se tu vuoi andare via da qui, solo l'istruzione ti può portare via, e quindi devi studiare, perché soldi non ne avevano, e lei va avanti a borse di studio e riesce ad arrivare a forza di borse di studio da questo ghetto nero fino ad Harvard, e che è il tempio dell'economia, dove lei si laurea in legge, e poi va a lavorare in un importante ufficio di Chicago, dove incontra Obama, perché Obama arriva e lei insegna Obama, gli fa da tutor, perché lei già lavorava in quell'ufficio, no? E quando arriva alla Casa Bianca, lei, siccome è una donna intelligente, sa quanto lei è divisiva per quell'America bianca che non ha mai tollerato una coppia di colore alla Casa Bianca, quindi ci entra in punta di piedi. E siccome le first lady devono dire di che cosa si vogliono occupare, beh, lei sceglie di occuparsi, ve lo ricorderete, l'avrete vista, di un tema che non è divisivo, ma che è un problema che hanno tutti gli americani, cioè l'obesità, e quindi incomincia a parlare di cibo sano, si fa vedere che fa ginnastica, fa l'orto alla Casa Bianca, e cerca di cambiare i menù nelle scuole per i bambini, invece che mettere le Coca-Cola e le patatine, cerca di introdurre la frutta, la verdura, no? E quindi lei si impegna molto su questo, proprio per non essere divisiva. Solo negli ultimi mesi, quando la campagna elettorale si fa veramente aspra e anche il linguaggio di Trump diventa molto volgare sulle donne, allora lei scende in campo e dice davvero tutto quello che pensa, e dimostra di avere una grande capacità oratoria. Sono in tanti a sognare che lei possa fare politica, ma lei credo che non lo farà mai. Lo dice chiaramente che ha subito la scelta di Obama, gli è stata al fianco perché lo ama, ma lei con la politica non vuole averci niente a che fare. Quindi non la vedremo. Non la vedremo. Non la vedremo, no? Veniamo all'altro tema del libro, che è molto delicato. È un tema che poi non è solo americano, che è quello delle molestie, quello della violenza. E quindi anche la storia di Me Too, di questo sì. Movimento che... Ecco. L'altro giorno, l'altro ieri, su Corriere della Sera, c'è un'intervista alla moglie di quel direttore
di un teatro di Stoccolma che era stato accusato, adesso non ricordo il nome, era stato accusato di molestie, ha perso il posto, è stato emarginato dal mondo culturale svedese, alla fine quest'uomo si è ucciso e ad oggi non c'è nessuna accusa provata, insomma, che ci siano state effettivamente queste molestie. Quindi questo movimento in qualche maniera ha mostrato due facce, no? Quella di una giusta rivendicazione, di una giusta lotta contro la violenza, e quella un po' di caccia alle streghe, no? Alimentata forse anche da un uso smodato dei social. La calunnia è un menticello, poi quando questa calunnia viene inserita nella rete diventa subito una tempesta. Ecco, tu cosa pensi da questo punto di vista? Quali sono stati i meriti e sono i meriti di questo movimento e quali quali le cose che non ti convincono? Ma io penso che sia stato importante la nascita del movimento MeToo, perché io nel libro, quando io ho scritto il libro, ancora non c'era stata l'esplosione di MeToo, però c'erano state una serie di scandali sessuali che aiutano a capire come si arriva al MeToo, perché c'era stato uno scandalo per esempio a Fox News, che è una importante rete televisiva americana conservatrice di proprietà di Murdoch, ed è, diciamo, una rete che affianca Trump, cioè sostiene molto la linea politica di Trump. E lì c'era un amministratore delegato molto potente, Roger Ailes. Tra poco su Sky partirà una serie che racconta proprio questo scandalo sessuale di cui io scrivo. E Roger Ailes finisce nella bufera perché una conduttrice del mattino lo accusa di molestie sessuali e di non averle rinnovato il contratto perché lei ha rifiutato queste avance. Lui la prende in giro, si sente forte e lei lo denuncia in tribunale, anche se aveva firmato un accordo con la sua emittente, che è una specie di prassi che si fa molto in America, che ogni questione deve essere risolta all'interno, quindi non deve essere portata all'esterno. Lei è molto arrabbiata invece, e quindi affronta anche la lotta con l'emittente, denuncia tutto, finisce in tribunale e lei è pronta a fare questa guerra con Fox, che è un colosso perché è la rete della 20th Century One, no? Quindi a questo punto una delle più importanti giornaliste di Fox, che in quel momento peraltro era anche la più in auge perché aveva sfidato Trump in un dibattito, insomma era la più famosa, dice: è vero quello che lei sostiene, perché Roger Ailes ha molestato anche me. A questo punto, nel momento in cui anche la Kelly dice questo, allora vengono fuori anche tutte le altre giornaliste, che si sentono più sicure e incominciano a dire: sì, è vero, qua c'è un problema di molestie. E quindi Roger Ailes è costretto a dimettersi. Murdoch, che era suo amico, non può permettersi di comunque tenerlo al suo posto, perché diventa un problema d'immagine per la televisione. Perché il tema delle molestie in America è un tema che viene preso molto sul serio, ma non per il movimento MeToo. Era già prima preso molto sul serio, perché in ogni azienda c'è un codice di antimolestie, c'è un codice di comportamento che viene applicato, ed è rarissimo che in un posto di lavoro un uomo e una donna stiano da soli a chiacchierare, a prendersi un caffè, perché è un tema sul quale si possono avere delle conseguenze molto pesanti. Quindi nei posti di lavoro c'è una grande attenzione a non mescolare troppo la promiscuità o le cose, perché la denuncia di una molestia porta a un licenziamento. In Italia sembra inconcepibile tutto questo, perché si usa normalmente anche un linguaggio un po'
cameratesco, che in America è impensabile in un posto di lavoro. Si fanno complimenti anche alle donne, che magari li accettano anche sorridendo. In America è impensabile, perché dietro a la battuta, un complimento, spesso si nasconde anche un meccanismo di sottomissione, cioè in genere è il superiore che fa il complimento alla sottoposta. È difficile che una sottoposta faccia il complimento al superiore, è molto più complicato, e quindi si crea sempre un rapporto di dipendenza, no? Quindi il tema delle molestie è sempre stato molto sentito. Questo scandalo è uno degli scandali che portano le donne americane a dire basta, e quindi nasce anche il movimento Me Too, che nasce non a caso con lo scandalo Weinstein, in un mondo come quello del cinema, dove anche lì immagino appunto che, come hanno raccontato le attrici, le molestie ci siano, e come, che sono i ricatti sessuali, no? E quindi io penso che sia stato molto utile per ribadire che i posti di lavoro devono essere dei posti sicuri, non ci devono essere ricatti, perché dietro al ricatto c'è anche toglierti la possibilità di seguire un tuo sogno per il quale magari hai studiato e hai lavorato tanto, e però c'è qualcuno che ti chiede un ricatto, cioè che ti fa un ricatto e che rischia di mandare in frantumi il tuo sogno. E dietro a un ricatto, cioè la presenza del ricatto sessuale, consente poi ad alcune di prendere anche delle scorciatoie. Quindi se io elimino chi fa il ricatto sessuale, elimino anche la scorciatoia di chi è spregiudicato e sceglie di accettare il ricatto sessuale. Quindi io penso che Me Too abbia fatto molto bene. In America sono cadute tante teste di personaggi famosi, attori, conduttori, persone che abitualmente molestavano le loro collaboratrici. E tu dici quale danno ha fatto? Io penso che sono tra quelle che dicono che intanto eliminiamo i molestatori. Una volta che si eliminano i molestatori, e che il messaggio passa anche a tutti i, diciamo, quelli che sognano di diventare dei molestatori e quindi si bloccano, ecco, allora poi si incomincerà anche a riflettere, a dare magari la possibilità di dire ho sbagliato, non lo faccio. Insomma, io credo che fosse necessario comunque intervenire, e le donne americane hanno fatto bene a dire basta. Le donne italiane fanno finta di niente, gli uomini italiani stanno in silenzio, e quelli che non sono molestatori, e quelli che sono molestatori continuano a molestare con gli altri che fischiettano e guardano dall'altra parte, e non va bene. Perché dico questo? Perché quando è successo il Me Too in America, molti uomini hanno preso posizione al fianco delle donne, hanno scritto, si sono esposti, hanno fatto editoriali sui giornali dicendo che le donne avevano ragione. Qua il Me Too è stato vissuto come una cosa molto provinciale, se ne è parlato perché c'era un'attrice italiana coinvolta, no? E poi non solo, a me ha molto impressionato sentire delle donne che accusavano altre donne di aver denunciato troppo tardi, come se una violenza o un'umiliazione che hai subito, cioè il tempo la cancellasse senza problemi. Non è così, cioè il tempo, cioè tu decidi di parlarne quando pensi che sia arrivato il momento per parlarne, quando pensi di essere tutelata, di poterlo fare. E quindi io credo che c'è tempo per riflettere se il Me Too sia stato esagerato o no. Intanto siamo ancora nella fase, soprattutto in Italia, perché in America sono andati anche oltre, siamo ancora nella fase che, cioè, bisognerebbe avere il coraggio di denunciare le molestie sessuali. Il problema è che non c'è la sicurezza della tutela, e quindi c'è chi sceglie di andarsene, di rinunciare magari al lavoro che ha, o chi invece continua a subire perché magari non sta in una grande azienda e non è così semplice chiedere di essere spostati. Quindi insomma, credo che sia un tema, almeno nel nostro paese, ancora molto da approfondire. E noi giornaliste abbiamo voluto fare un'indagine su che cosa succede nei giornali,
Quindi con delle colleghe, insomma, faticosamente siamo riusciti a mettere insieme un po' di soldi, perché servono soldi per fare i sondaggi, e quindi siamo riusciti a farci dare un po' di finanziamenti dai nostri organismi di categoria, e poi abbiamo trovato una collega dell'Istat che ha detto sì, va bene, vi preparo io il sondaggio, ve lo analizzo, insomma abbiamo messo insieme un po' di queste possibilità. Poi abbiamo distribuito il questionario nelle redazioni di tutte le colleghe regolarmente assunte. Guardate che c'è un esercito di freelance, perché l'editoria è molto in crisi, quindi i giornali assumono poco, quindi c'è una montagna di gente freelance che ovviamente è molto più a rischio molestia, no? Perché non è neanche la tutela del posto di lavoro, quindi pensa quante ragazze giovani che vogliono fare le giornaliste, che magari si trovano davanti qualcuno che fa anche ricatto sessuale, perché altrimenti dice non ti faccio scrivere più. Allora noi abbiamo detto va bene, non avevamo la possibilità di usare un grande campione, quindi abbiamo usato quelle assunte regolarmente, perché dovevamo scegliere, ed è uscito. Allora, intanto non rispondevano ed è stato faticoso farci mandare questionari, abbiamo dovuto insistere, no, con le varie rappresentanze sindacali delle redazioni, di dire alle colleghe di rispondere eccetera. Poi finalmente sono arrivate le risposte, e le risposte erano anche abbastanza inquietanti, perché insomma le molestie ci sono ancora anche nel mondo del giornalismo. E però cosa è successo? Abbiamo fatto una conferenza stampa alla Federazione della Stampa, e voi volete sapere quante testate sono venute a coprire la nostra conferenza stampa? Giornalisti tra giornalisti, eh? Pochissime. È venuta l'ANSA, è venuta Rai News e qualche blog, finita lì. E la stampa. Il giorno dopo c'erano proprio dei articoletti risicati così, cioè sulle molestie nel mondo del giornalismo. E pensate, cioè ve lo racconto perché questo era fatto dai giornalisti, quindi ovviamente i capi sono quasi tutti uomini, non avevano alcun interesse a dare risalto a quella notizia. E quindi tutto il nostro sforzo di fare il questionario sul mondo, su che cosa succede nei giornali, è naufragato miseramente con delle quattro righe, e arrivederci e grazie. Quindi c'è molto da fare, c'è molto da fare. E se c'è molto da fare nei giornali, posso immaginare che ci sia molto da fare nel mondo dell'agricoltura, nel mondo della ristorazione, nel mondo della sanità, degli ospedali, cioè dove insomma mondi un po' più pesanti, no, rispetto ai contesti delle redazioni. Quindi credo che ci sia un problema aperto, non risolto. Allora, a proposito di quello che tu dicevi sulle molestie, io ho sempre pensato erroneamente, poi anche il tuo libro mi ha dato la possibilità di andare ad approfondire alcune questioni, che insomma il machismo, il passare sopra l'apprezzamento anche pesante, fosse un elemento legato alla nostra cultura mediterranea, no? Ecco, sì. Poi sono andato a vedere le cifre, i dati forniti dall'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sulla percentuale di donne molestate. Al primo posto c'è la Danimarca, al secondo c'è la Finlandia, al terzo c'è la Germania, al quarto c'è la Francia. Da noi le uccidono direttamente. No, ma anche sul femminicidio purtroppo perché non dovrebbe accadere in nessun paese, però anche per esempio in Finlandia in percentuale ci sono più femminicidi che in Italia. Allora lì mi è saltato tutto il quadro che mi ero fatto, no? Di un legame tra... No, non ti deve saltare nessun quadro, guarda, ti deve solo dare la conferma che c'è un problema di violenza, sì, sulle assolutamente, donne. Che... E c'è in Italia come nel resto del mondo, perché dovunque le donne sono oggetto, sì, ma... e di molestie e di femminicidi. Perfetto. Poi se vai a guardare qual è il paese di più, di meno, è poco consolatorio. No, assolutamente, anzi, non è consolatorio. Viene ammazzata una donna ogni due giorni, anzi. Oggi ne hanno ammazzata una, sì, stasera a Reggio Emilia. Dati terribili, però mentre prima uno poteva dire vabbè, miglioriamo il sistema scolastico, poi si va a vedere che nella nazione dove c'è il miglior sistema scolastico europeo il problema non è risolto. Allora, la mia domanda è questa, ma
Qual è allora il problema? Cioè, qual è l'azione? Che cosa bisogna fare? Bisogna fare tanta educazione sin da piccoli al rispetto di tutti, cioè il rispetto dell'uomo e della donna, dei bambini tra di loro. Cioè, se tu impari a rispettare l'altro, cioè impari a non trattarlo male, impari a non averne paura, impari ad accettare che è un essere umano con i suoi diritti. Cioè, spesso dietro ai femminicidi c'è un'idea di possesso che non corrisponde all'evoluzione della società. Cioè, gli amori ci sono amori che nascono, crescono, ci si sposa, ma gli amori finiscono anche, e possono finire anche dignitosamente senza ammazzarsi, no? Cioè, bisognerebbe che questo fosse spiegato da subito, ma è un grande esercizio di rispetto l'uno dell'altro, e si comincia da piccoli a farlo. Lo fai con la tua compagna di banco, lo fai col tuo compagno che è straniero e che ha una cultura diversa dalla tua, che magari ha una religione diversa. Cioè, si cresce rispettandosi. Quindi c'è sicuramente un problema di cercare di fare questo dove si vive da bambini, quindi nelle famiglie, nelle scuole, e poi via via crescendo. Cioè, non si incomincia a metà del percorso, si deve incominciare da subito. Quindi, e secondo te che ruolo hanno avuto e hanno alla rete, i social, nella diffusione della violenza? Enorme, cioè, hanno un ruolo enorme. Guarda quanta gente si nasconde dietro degli pseudonimi, no? Di nomi fantasiosi, che mette il proprio cagnolino, il proprio gatto, non mette la propria faccia, il proprio nome, e su quello si sfoga. Si sfoga con i mezzi più disparati, cioè diffondendo odio, minacce. La rete sicuramente tira fuori i peggiori istinti, però non va demonizzata, va utilizzata nel modo giusto, e secondo me andrebbero messi anche più controlli, no? Cioè, c'è un modo di stare anche in rete più intelligente, ma anche più controllato. In alcuni paesi esistono delle legislazioni molto più restrittive che da noi, e dove c'è anche si rischia molto di più nel minacciare le persone in rete, e fanno bene le donne, perché in genere le donne sono quelle più minacciate, che denunciano, che non subiscono. Lo devono fare, perché solo così con la denuncia si arriva a mettere un freno a quello che si vede oggi in rete, perché la rete sta sdoganando i peggiori sentimenti, cioè fa impressione. E poi io, insomma, vedo che non solo sdogana i peggiori sentimenti, ma anche chi non sa scrivere neanche grammaticalmente in modo corretto, cioè si sente comunque di dover dire la sua, e questo è veramente impressionante, perché non solo la rete ha livellato tutto, ma ha livellato tutto anche in un modo pericoloso, perché ognuno dice quello che pensa senza magari aver studiato su quel problema, senza magari essere andato a fondo, così, cioè tanto perché gli sente che è meglio così, ma non ha studiato niente. E quindi dare spazio al peggio che c'è. E detto questo, io credo che la rete però sia stata anche una grande conquista. Cioè, l'arrivo di internet, l'arrivo della possibilità di avere le notizie in tempo reale, di essere facilmente collegati con tutto quello che vogliamo avere nel mondo, cioè, ci sta dando delle enormi potenzialità. Il problema è che andrebbe sfruttato per quelle grandi potenzialità, non per diffondere odio e per mettere anche in rete immagini ricattatorie, no? Pensate, per fortuna adesso è stata fatta una legge contro la vendetta, no? In rete, con la diffusione di immagini magari intime, cioè di un ragazzo e una ragazza che hanno avuto una storia, e poi a un certo punto lui o lei decide, soprattutto però è lui, perché in genere il bersaglio è la ragazza, e si ritrova messa in rete in momenti di intimità. Cioè, è terribile, ci sono state persone che si sono tolte la vita per questo. Quindi, insomma,
bisogna insegnare ad usare la rete in un modo diverso, in un modo intelligente. Allora io penso, insomma, abbiamo suscitato sicuramente l'interesse nei confronti di questo libro. Ovviamente il libro contiene molte altre cose, molte altre storie, molte altre sollecitazioni. L'ultima domanda che ti faccio, non so se c'è qualche intervento, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Sempre difficile la domanda. Bisognerebbe pagare sempre uno per farmi una domanda. Sì. Io volevo chiedere. Venga col microfono, perché altrimenti non si sente. Non arrivo lì però. Buonasera a tutti. La storia la conosciamo un po' tutti della nostra Italia, dei nostri sistemi, della politica in generale. Ma quello che mi preme, perché mi colpì molto la sua esperienza personale quando era conduttrice al TG1, sì. Quella vicenda, quando l'ha segnata, ma soprattutto quella sua forza di reagire a quel sistema, perché molti ricorderanno, a quanti giornalisti, a quante giornaliste appartiene veramente? Non so se ho reso l'idea. Allora, lei è stata, diciamo, epurata dal direttore di Rai 1, Minzolini? Allora, a me non piace mai parlare di me, però diciamo che io ho avuto un direttore che non faceva un telegiornale equilibrato, e questo abbiamo ricevuto al TG1 varie multe su questo, perché per mancanza di pluralismo, ma soprattutto per mancanza di notizie, erano gli anni delle inchieste sulle oggettine, se vi ricordate, no? Quindi le cene eleganti ad Arcore, sì, il bunga bunga, tutte queste cose così, e però anche poi tutte le vicende delle escort, e noi non davamo queste notizie perché il direttore diceva che erano pettegolezzi, e poi abbiamo scoperto che insomma non è che fossero pettegolezzi, c'erano inchieste giudiziarie in corso, quindi non erano pettegolezzi, e io non ero da sola nel fare questa opposizione a un telegiornale squilibrato che non dava le notizie, ma in compenso metteva anche tanti servizi cretini. Addirittura c'era stato un giornale che aveva inventato l'Hit Parade, i servizi più stupidi che noi facevamo. Allora, per chi come me era cresciuta dentro al TG1, aveva avuto grandi maestri, se trovarsi la propria testata così sbattuta sulle pagine dei giornali, presa in giro per mancanza, da gospia faceva anche, ma non solo, no? C'era anche il Fatto Quotidiano che faceva la Minzo Parade, cioè insomma c'era un docente dal Canada che seguiva attentamente questi servizi e faceva cioè qual era il servizio più cretino della settimana. Il problema è che io lo conducevo quel telegiornale, dovevo anche annunciarli quei servizi cretini, e però sapevo che c'erano ben altre notizie che avremmo dovuto dare che non davamo, quindi insomma io credo di aver fatto quello che una giornalista deve fare nel servizio pubblico, per il quale si paga anche un canone. Però sapete, l'impressione che ho è di parlare della preistoria. In realtà non è successo così tanto tempo fa. Però da quella mia battaglia è passato, c'è un altro mondo, cioè si sono susseguiti altri due governi, credo, nel frattempo, e forse adesso ne sta arrivando un terzo, e mi sembra che sia proprio un passato, ma non perché io sono andata oltre, mi sono difesa, ho fatto le cause penali e civili, ho vinto, ma perché oggi vedo che ancora si stanno facendo dei telegiornali finti, e questa è la cosa che più mi intristisce, perché non è così che si dovrebbe fare in modo responsabile i giornalisti del servizio pubblico. E guardo, non so, ad alcune
ad alcuni servizi che vedo sul TG2, che è molto schierato, quindi secondo me un telegiornale così schierato è un errore per l'immagine della RAI, perché un conto è cercare di raccontare le cose con equilibrio e un conto è schierarsi così, non è da servizio pubblico. Quindi io ricordo la mia battaglia e mi rendo conto che non è servito a niente, purtroppo, e questo lo dico con una grande amarezza. È servito a me per ribadire la mia dignità, perché non avrei mai permesso comunque di trattarmi come mi si voleva trattare e nel silenzio, cioè non era possibile. Però purtroppo quello che vedo adesso continua a non piacermi e mi stupisco che non ci sia una presa di posizione forte all'interno della RAI rispetto a quello che vedo andare in onda su alcune testate. Mi dispiace questo. Ci sono altre domande? Tu avevi l'ultima domanda. Io volevo farti l'ultima domanda. Allora, torniamo all'America. Che cosa accadrà secondo te nella prossima campagna elettorale? Intanto sarà molto divertente. Guardate, sono iniziate le primarie, perché è lungo il percorso, perché si vota a novembre del 2020, ma già tra i democratici... Dunque, erano 23 i candidati, sono partiti in 23. Adesso sono, qualcuno si è già ritirato, ma insomma poca roba, continuano a essere tanti, hanno già fatto due dibattiti televisivi e lì ci si ritira man mano che si scopre che non arrivano i finanziamenti, perché comunque la gente guarda il dibattito e poi dona. È tutto molto alla luce del sole, per cui tu avrai anche i finanziamenti delle lobby che ti possono anche dare tanti soldi. Però per esempio Obama aveva avuto tantissime donazioni private di pochi dollari, no? Però insomma la campagna elettorale costa tanto. Chi dice che la politica si fa senza soldi, beh, o non sa che cosa significa fare politica in modo serio, o cioè, prende in giro le persone. Comunque, oltretutto in America è veramente costosa la campagna elettorale, perché devi comunque viaggiare da uno stato all'altro, hai bisogno di un aereo, hai bisogno degli spot elettorali, non è che ti metti in coda a fare il check-in agli aeroporti, no? Perché hai bisogno insomma di spostarti con grande rapidità, con grandi distanze, quindi e servono finanziatori. E quindi è interessante vedere man mano che come vanno i dibattiti e come la massa degli elettori si sposta, sì, con le donazioni che fa, perché se un candidato vede che non sta raccogliendo soldi a un certo punto si ritira, perché dove va? Rimane a piedi, non ce l'ha l'aereo per spostarsi, non c'ha i soldi per fare il pieno e quindi si ritira. E quindi sarà una campagna molto interessante, perché vabbè, Trump ha detto che si ricandida e Trump è lì, però i democratici non hanno una figura forte che sta emergendo su tutti gli altri e quindi c'è Joe Biden, no? Che era il vice di Obama, che è un signore già di 76 anni che è molto amato in America, è molto stimato, però chi lo sa se davvero riesce ad arrivare lui al traguardo della nomination, perché dietro ci sono anche dei giovani che sono molto vivaci, molto interessanti. C'è il sindaco di una cittadina, non mi ricordo in questo momento il nome, che è molto amato nella sua cittadina e sta piacendo molto, è sposato con un uomo ed è molto attento però alle esigenze della sua comunità, è molto presente, è un grande oratore e quindi potrebbe essere uno di quelli, insomma. Io non credo che l'America sia già pronta a un candidato così, però insomma c'è il sostegno della lobby gay, che è una lobby molto forte degli LGBT in America, e ci sono delle donne interessanti, quindi è ancora presto per dirlo, ma sarà una campagna molto interessante e è presto dire. Io credo che Trump ce la farà alla grande, però guardate,
l'America ci ha abituato alle grandi sorprese. E quindi la faccia Hillary alla grande, poi invece... Sì, io mi sono convinta quella sera dell'elettorale, no? Io ero al quartier generale della Clinton e tutti erano convinti che la Clinton vincesse, e la stessa Clinton, e secondo me anche Trump era convinto che avrebbe vinto la Clinton, anzi forse era pure più contento perché aveva fatto la sua campagna elettorale, aveva ottenuto grandi consensi, però tutto sommato di andare a fare anche il presidente è faticoso in America, e quindi si è sorpreso anche lui quando si è visto che comunque tutta una serie di stati che erano incerti erano andati a Trump. Quindi è stata una notte lunga e la Clinton quella notte non è venuta a parlare ai suoi sostenitori che erano in questo grande centro congressi. Di solito nel momento in cui si vede chi ha vinto, l'avversario concede la vittoria e fa il discorso. Lei non ce l'ha fatta, l'ha fatto il giorno dopo piangendo, ha fatto un gran bel discorso, però è stata durissima per lei. E ci racconterai magari vedremo appena anche questa campagna elettorale. Allora Tiziana, noi ti ringraziamo, ti ringrazio a nome di tutti. Grazie a voi. E in bocca al lupo per questa seconda esistenza professionale, che sarà Grazie. Sicuramente più ricca della tua. Sicuramente interessante. Anche Grazie. Perché sono libera di dire quello che voglio e di scrivere quello che voglio, ed è un grande successo questo. Sono i libri là, se volete, mi pare, vedo svolazzare dei libri. Volevi dire? Ok, sì, sono arrivata proprio per questo. Vi volevo ricordare che là sulla vostra destra troverete il Mondadori Point, dove potrete acquistare il libro di cui avete appena sentito parlare e tutti anche gli altri libri del festival. Grazie ancora a Tiziana Ferrario e Roberto Melchiorre. Il festival volge al termine per questa giornata e vi dà appuntamento a domani, venerdì 9 agosto, sempre in piazza Santa Reparata alle ore 19 con Eleonora Molisani e alle ore 21 con due autrici, Giulia Alberico e Maristella Lippolis. E prima dei saluti, i dovuti ringraziamenti. Sì, un piccolo omaggio da parte del comune. Che bello l'olio, bello, mi fa proprio piacere. Caso di Città dell'Olio, Presidio Slow Food, e quindi io intanto ringrazio i nostri partner istituzionali. Provincia di Chieti, Comune di Casoli, la Fondazione Vittoriale degli Italiani, Fondazione Gabriele D'Annunzio 1915-1918, i nostri partner tecnici, Ianieri Edizioni, D'Amico, Idee per Abitare e Mondadori Point di Casoli, e i media partner, Radio Delta 1 e www.casoli.org. Buonanotte.